a Castellamonte un concerto per i 40 anni dei Lions, ma un concerto importante perché questa sera presenterete una novità assoluta, il nuovo maestro. Questa sera si esibirà la banda musicale di Castellamonte e per la prima volta dopo 70 anni si può dire ci sarà un nuovo maestro, perché negli ultimi 70 anni la banda è stata diretta prima dall'indimenticato maestro Mario Nubola e al seguire soltanto da Francesco Fontan. Quindi questa sera sarà una presentazione importante per la banda, con un repertorio leggermente diverso rispetto al solito, e sarà l'occasione di conoscere e scoprire e vedere se sarà stata una scelta indovinata quella del nuovo maestro. Abbiamo puntato su un maestro giovane, ci è piaciuto il suo entusiasmo, il suo carisma, la sua capacità di trascinare soprattutto i giovani, oltre alle indubbie capacità tecniche e musicali. Il maestro si chiama Dino Domatti, è stato scelto in una cerchia di 15 maestri che avevamo selezionato, a quei 15 ne avevamo scelti 3 che avevano fatto una prova pratica proprio con tutti i musici della banda musicale, per cui non è stata una scelta imposta dal direttivo ma una scelta condivisa da tutti i musici, che hanno potuto valutare diverse impostazioni, diverse metodologie e hanno scelto quello che per loro così di primo acchito poteva essere il migliore, e speriamo che questa sera il concerto dimostri che è stata una scelta indovinata. E poi questa sera ricorderete ancora un'iniziativa alla quale siete molto affezionati. Sì, questa sera presenterò al pubblico l'insegnante, il maestro Bruno Lampa, che sta seguendo i nostri corsi ai bambini più piccoli e dal prossimo anno verrà inserito in tutte le classi delle elementari tranne le prime e le scuole materne del concentrico a spese della filarmonica per insegnare musica nelle scuole. Un insegnamento che riteniamo importante, sul quale puntare e sul quale abbiamo deciso di destinare tutto il ricavato del 5 per 1000. Come sai, sulla dichiarazione dei redditi si può destinare gratuitamente il proprio 5 per 1000 e noi abbiamo deciso, terminata la ristrutturazione della Casa della Musica per la quale abbiamo chiesto i soldi negli anni passati, di chiedere alle famiglie, ai genitori, ai papà, ai nonni e alle insegnanti, alle maestre, di mettere il nostro codice fiscale, perché tutto il ricavato andrà per i nostri bambini e per le nostre scuole. Questa sera battesimo per la banda di Castellamonte, per il nuovo maestro, un maestro giovane per una banda come questa che in 70 anni ha cambiato solo due maestri. Io quando sono stato contattato in realtà conoscevo in parte la storia della banda di Castellamonte e quindi non sapevo in realtà della successione di due soli maestri, ovviamente un peso importante, una filarmonica che ha la sua storia e ha comunque due direttori sicuramente di rilievo. Non a caso sono stati direttori per tanti anni, quindi questa sera vedremo cosa abbiamo provato e cosa abbiamo messo su come repertorio. Quali saranno le novità? Che cosa porterà? Il Presidente diceva già tanto entusiasmo, ma anche nei contenuti? Sì, anche nei contenuti, perché solitamente so che il repertorio era più classico e quindi il pubblico voleva una cosa di questo genere. Io, per abitudine, posso dire, ho cercato di mettere all'interno del programma un po' di tutto, dalla musica da film, quindi dalla colonna sonora, dalla musica originale per banda, brani un pochino più ritmati, qualcosa di comunque di classico è stato mantenuto, e quindi un po' di tutto per far sì che il pubblico possa essere accontentato. E come ha trovato questa banda, questa filarmonica? Come l'ho trovata? Ovviamente ogni volta, adesso non è che ho l'esperienza di cambiare bande così, però è una cosa nuova, ovviamente la mia intenzione non era quella di stravolgere niente, quindi inizialmente ho cercato di conoscere i vari elementi, le potenzialità del gruppo e ho cercato di trovare un repertorio che potesse mettere in luce le varie potenzialità del gruppo, appunto. Questa sera ci saranno anche due solisti e ci sarà una cantante, una mezzosoprano che farà un'aria da solista e un trombone basso
che appunto farà un brano accompagnato dalla filarmonica. Può crescere questa filarmonica? Sicuramente, io penso che non si smette mai di crescere, quindi c'è sempre da migliorarsi qualsiasi livello si ha. 40 anni dei Lions voi li festeggiate anche con un concerto questa sera che tiene a battesimo il nuovo maestro, insomma una festa nella festa. Sì, mi fa molto piacere fare questo concerto per la popolazione, per Castellamonte. Noi siamo Lions Club Alto Canavese, non siamo solo di Castellamonte, abbiamo una sessantina di soci, a partire dalle valli Orca, Soana, quindi Ponte, Rivarolo, Pornier, anche Ivrea e qualche socio da Torino. E 40 anni è una tappa importante, abbiamo lavorato sia sul territorio che a livello nazionale ma anche internazionale, abbiamo fatto circa 1 milione di euro di servizi in questi 40 anni, per cui sono 25.000 euro l'anno calcolati in euro, quindi non in lire, per cui è una buona cifra. E poi 40 anni non sono un traguardo, sono solo una tappa, avete già idee per andare avanti? Sicuramente, io finisco, a giugno finisco il mio mandato di un anno, ci sono già 3 vicepresidenti, per cui la vita del club continua e sicuramente continuerà quello che abbiamo fatto in questi anni.